Siamo molto in difficoltà, ad esempio io lo prendo alla mattina ed è sempre strapieno e non ci sono le norme di sicurezza, non c'è niente di niente e purtroppo questa è una realtà che dobbiamo affrontare perché non si fa niente. Si aveva detto che c'erano dei privati che si offrivano ai trasporti, però rimane sempre uguale. Gli autobus sono sempre pieni, affollati, noi giovani soprattutto facciamo fatica ad entrare, talvolta ci lasciano giù per strada. In questo momento c'è bisogno di più, sì. È un po' affollato magari, soprattutto al ritorno, perché la mattina magari meno, però il pomeriggio sì, ci sono tanti studenti che escono, quindi è più affollato, sì. L'altro giorno che sono andata in un posto, a un certo punto all'una si è riempito l'autobus di studenti e veramente eravamo praticamente sardine stipati dentro all'autobus. Penso che sia una situazione che si deve risolvere al più presto. Guarda, sono appena scesa da un autobus e c'è stato l'assalto dei ragazzi che uscivano da un istituto. Ce n'erano tantissimi che avevano la mascherina sul mento, sotto il naso. Ci manca personale, non ci sono autisti e invece secondo me non vogliono spendere più di tanto tutto qui. Più corse, più attenzione, più controlli e di proibire in maniera tassativa di salire a chi non rispetta le regole. Certo, essendo schiacciati dentro l'autobus, qualcuno non aveva neanche indossato in maniera corretta la mascherina col naso fuori, io ero molto preoccupata di prendermi qualcosa, ecco.